Amici di Gilda TV, siamo a San Giuliano Milanese, davanti alla Scuola Media Milani. Qui i docenti hanno deciso di fare un presidio e consegnare dei volantini ai genitori e spiegare le loro motivazioni che li spingono a partecipare al blocco degli scrutini del 9 e 10 giugno. Sentiamo adesso l'opinione di alcuni docenti. E allora, la decisione nasce dal fatto di voler informare le famiglie sul contenuto del decreto sulla buona scuola, perché nella realtà in televisione si parla poco del contenuto o del vero contenuto. Pertanto l'idea appunto di informare bene, perché la scuola secondo alcuni di noi verrà, come si vuol dire, verrà distrutta, nel senso che verrà smantellata, non si parlerà più di scuola democratica ma di scuola comandata da un solo preside, da una sola persona. Per cui l'idea di democrazia si andrebbe a perdere. Fondamentalmente questa è l'idea. Però in Senato sarà una battaglia difficile per il nostro caro Renzi, in quanto non ha la piena maggioranza. Aspettiamo fiduciosi il risultato di Palazzo Madama e delle elezioni regionali. Io personalmente oggi ho strappato la mia tessera PD, il quale non lo voterò mai più. Penso che non sia una riforma fatta nel modo giusto, perché su 800.000 insegnanti l'80% è in disaccordo e quindi per come è stata proposta e per come viene approvata è un'imposizione, e siccome penso che le cose devono essere non imposte ma concordate, specialmente in un ambiente di intellettuali dove alle persone bisogna spiegare quello che fanno, non imporre quello che fanno. Bene, da RSU di questa scuola posso dire innanzitutto che il 5% degli insegnanti che meritano un aumento, diciamo così, dei premi non corrisponde sicuramente a quei soldi in più per gli insegnanti che dice Renzi. E soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, dal momento che già a Milano, per esempio, nelle scuole, diciamo così, dove c'è un'utenza con delle famiglie alle spalle più ricche, i problemi della sicurezza vengono risolti dai genitori e non sicuramente dai fondi che sono stanziati dal Ministero. Questi già sarebbero due aspetti fondamentali, poi ce ne sarebbero tantissimi altri. Allora, dunque, deve essere ritirato perché i suoi principi sono fondamentalmente anticostituzionali, perché questo strapotere del preside, il fatto che potrà chiamare direttamente gli insegnanti, porterà a situazioni di clientelismo e favoritismo, ricordiamoci che siamo comunque pur sempre in Italia. Deve essere ritirato perché questo suo punto di forza, che è questa immissione di 100.000 insegnanti, in realtà è un'immissione super farlocca, perché questo in realtà lo stanno facendo solo perché è stato detto dalla Corte di Lussemburgo, e perché tra l'altro taglierà fuori tantissimi insegnanti con abilitazioni, anni di esperienza, per rimettere ruolo, per esempio, tra quelli che verranno chiamati gli idonei del concorso, che sono dei neolaureati senza abilitazione. Sì, certo, soprattutto pensando al bene dei nostri figli. Cosa si augura per suo figlio e soprattutto per la scuola italiana? Che migliori, soprattutto pensando che il miglior investimento è quello fatto sui ragazzi per la scuola. Da Gilda TV è tutto, Irene Anastasi, San Giuliano Milanese.